Ciao a tutti ragazzi e bentornati a questa nuova puntata di Slime Rancher. Questa volta vorrei fare un po' di lavoretti per quanto riguarda le come cacchio si chiamano? Non mi vengono in mente le largo, non quelle, le gordo che ci sono in nella zona sia la Rock Gordo, quella nella Indigo Quarry, che ce n'è una nuova, che la Gordo, quella nella zona della giungla che non abbiamo mai visto, che è la Honey Gordo. Quindi vorrei andare lì già pronto e preciso con tutte le nostre robette per levarcele dalle palle, sostanzialmente. Sono lì, sappiamo che sono lì, quindi forse è meglio che andiamo a farcele, giusto per essere pronti quando uscirà un nuovo update, cose del genere. Quindi questa sarà l'ultima puntata in questo nostro bellissimo ranch, perché molti di voi hanno detto che sono interessati alla 5-day challenge, e quindi pensavo di cominciare con quella dopo di questo. Quindi volevo semplicemente finire un po' di roba. Ora, qua le Q-berries sono pieni, mango sono pieni e taci loro. Quindi le Q-berries le diamo qua. Ok, prendetevele pure. Perfetto. Questo è un altro honey plort che è uscito. Ok. E invece qua vogliamo arrivare a 40 mint mango, se non mi sbaglio. Allora, facciamo 50, giusto perché possiamo, tanto ne abbiamo tanti. Perfetto. E poi ci servono una quarantina / cinquantina di di vegetali per la rock slime. E tanto abbiamo tipo 30 heartbeats, che sono i preferiti delle rock slime, quindi dovremmo essere più che a posto per fare tutto. Ora, eccoli qua gli heartbeats. Vieni con me, tesoro. Ho scoperto che i gold plorts non servono più a un cazzo, quindi siccome ce l'abbiamo, lo vendiamo. Perché why not? No. Vale un po' di soldini. Siamo pieni di soldi, in realtà abbiamo 35.000. Ma sti cazzi, questo ne vale 400. Quindi mettiamo giù il gold plort e via così. Ora tiriamo su anche delle oca oca. E sono sempre fighe. Venite qua, oca oca. Sembrano un po' quei frutti, a parte un grappolo di palle, perché sembrano un grappolo di palle, però sembrano tipo il frutto del drago, quelle cose così particolari, molto particolari come fruttino, come vegetale in realtà. Però ci stanno, sono carine. Ora raccogliamo anche questi ultimi heartbeats, così siamo sicuri di riuscire a fare tutto. E poi ci incamminiamo lungo tutta la nostra, tutto il nostro extent, per fare un po' questa cosa qua con le largo. Siamo pronti? Ciao ragazze, noi torniamo a breve, vi vogliamo tanto bene. Ciao belle, andiamo. Mi avete detto che quelle sono praticamente le slime 108, ed è vero, sono dei gatti verdi radioattivi, cioè dai, meglio di così non credo possano esistere. Tiriamo su delle altre carote nel caso non bastino. Buongiorno, buon salve, perfetto. Ok. Ora, di qua c'è la rock slime, se non mi sbaglio. Quindi io volevo vedere anche, per pacificare queste, basta dargli da mangiare, giusto? Se ne dai da mangiare a una? No, non gli piace. L'ha mangiato! Non è contenta comunque. Mangia questo. Non sono. Oh, lei è contenta. Ok. Arrivederci. Non mi inseguite. Mortacci vostra. Non mi inseguite. Ciao. È stato bello. Non posso usare tutti i miei mint mangos per quelle cose. Quindi si va di qua, se non mi sbaglio. Carote. Perfetto. Cioè ci sono già le tar slimes. Cazzo, vabbè, non ci diamola. Ehi tars, venite qua. Smettete di fare le cretine. Smettetela di fare le cretine, ho detto. Via, lontane. Ok, abbiamo salvato questo posto dalle tar. Siamo bravissimi. Allora,
Ciao tesoro, guarda quanto sono belle e largo. Sono cambiate perché non sono più delle pallone, sono proprio ciccione appoggiate. Questa dovrebbe difendere un teletrasporto. Poi crescono man mano che gli dai da mangiare, cioè, va che belle. Mangia, mangia tutto, ok. E miliardi di blu. Ma io non volevo venire qua. Aia, ah, vabbè, ma è un modo per tornare alla Indigo, eh. Interessante, salve ragazze, salve. Io vorrei solo prendere questo. Ho detto che vorrevo solo prendere questo e aprirla. Un heartbeat, perfetto. E questa se la apro, cosa mi dà? Niente, chickens, robe. E altre chickens. Va bene, va bene, va bene, va bene. Quindi, fatto questo, la largo slime l'abbiamo devastata impunemente. Non so neanche se vuol dire in realtà qualcosa, però sti cazzi. Ce ne usciamo da qua e andiamo. Oltretutto di qua si vede. Cioè è lunghissimo come viaggio in realtà. Non lo faremo mai. Però se potessimo volare lì sarebbe una figata incredibile. Perché tipo potremmo arrivare direttamente nella zona della giungla. Ma non credo che possiamo. Quindi ce ne andiamo di qua. Buongiorno, buon salve, 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 salve. Neanche Ronaldo dribblava così comunque ragazzi, eh. Neanche Maradona. Nonno, salve, salve. Ah, aia, abbiamo preso. Altre cose, niente soldi. Va bene, va bene, va bene. Andiamo di qua. E ci dirigiamo verso. Buongiorno, 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 buongiorno. Ci dirigiamo verso la nostra bellissima Honey Largo Slime. Che dovrebbe essere da qualche parte di qua. E mi sembra che dia una chiave quella lì. Quindi siamo già pronti per entrare nella prossima espansione quando la faranno. Anche se sono un sacco lenti a fare gli aggiornamenti purtroppo. Nonostante oggettivamente non siano degli aggiornamenti così difficili da fare. Secondo... No! Torna qui! Vabbè. Andiamocene. Allora, su di qua, su di qua. Su di qua e giù per il buco. Oh, per il tubo, giù per il tubo era il film. Non per il buco. Per il buco non vuol dire un cascio. Quindi si va di qua. E se non mi sbaglio, dietro quest'arco c'è la slime largo, infatti la vediamo lì. Ciao cara. Sto arrivando. Babam. Ma che bella con tutti questi fiorellini attorno. Com'è contenta. Vai, tieni, tieni, tieni. Mangia. Mangia che ti piacciono, lo sappiamo tutti. Brutta cicciona di una gordo di sto cepola di me. È morto. Allora, miliardi di queste, perfetto. Bam, altri heartbeats. Un altro mango. E hop, una chiave, signori, abbiamo fatto tutto. Tu sei, io voglio scoprire cosa c'è, cos'è quella cosa lì. Sono interessato. Sali di qua, da bravo, perfetto. Ah no, quella è la spiaggetta, quelli là sono solo i massi per arrivarci. Però quella cosa lì cos'è? Andiamo ad esplorare. Io andrei ad esplorare. Hop. Oh. Ah, ok. No, no, non ce la facciamo. Ricarichiamoci prima. Madonna mia, quante tar! Guardale! Guarda quante tar! Oh mio Dio! Va bene, ce ne andiamo. Sali, sali, merda, merda. Però posso arrivare fino a qua. Posso arrivare fino a qua e ce l'ho fatta. GG. GG a noi. Abbiamo trovato un modo per sfuggire alle cazzo di tar slimes. Ora io voglio scoprire che cazzo sono quei robi lì. Quindi andiamo a vedere se riusciamo a scoprire cosa fanno. Cioè, quei robi lì sembrano un sacco lontani. Ci possiamo arrivare in qualche modo? Eh? Eh? Secondo me manco per il cazzo, però ci proviamo lo stesso. Allora, saliamo su di là. Facciamo ricaricare tutto prima. Sembrano quasi delle... un'enorme cassa toracica. C'è un motivo se sono così. Sali, 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 sali. Ok, l'abbiamo fatta. Perfetto, nel mentre si ricarica, qua è zona chiusa, sì.
Questa è la nuova zona, quella così, ok, va bene. Io non so se riusciamo ad arrivarci di là. Non ne ho idea. Ma ci proveremo. Da lì sopra forse, dosando bene il jetpack. Forse dosando bene il jetpack ci possiamo arrivare. Però non voglio perdere tutte queste cose qua. Quindi io torno al ranch e poi ci dirigiamo di là per il grande viaggio. Sounds like a plan? Non molto, ma lo faremo lo stesso perché sti cazzi. Let's do this! Ok ragazzi, ci siamo? Siete pronti per il viaggio più lungo mai intrapreso col jetpack in questa serie? Secondo me ci schiantiamo male, ma... c'è la... quasi? Eh no, abbiamo finito tutto. Not my morning. Non ce l'abbiamo fatta. La tristezza. E non eravamo neanche vicini, quindi io non credo che ci potremmo arrivare. Ma... andare a dare un'occhiata tipo di qua. Ah, qui c'è il sole, ok. Se io volessi salire lì sopra, potrei fare una roba del genere. Fare lì e andare lì. Ok. E poi? Cioè tipo... hop! Perfetto. Poi hop! Perfetto. Ed è lì. Cioè noi da qua arriviamo diretti alla zona questa qua, eh. No, sul pisellone. Perfetto, ok. Cioè noi da casa nostra arriviamo diretti a questa zona qua, il che è fighissimo. Perché è utile. Qua non ci può andare, quindi di qua. Un po' più vicini, vediamo se riusciamo o no. Il punto più vicino è quello. Non si può fare. Che quello è proprio il punto più vicino. Questo qua. No, magari qua. Questo è proprio il punto più vicino. Quindi ci riproviamo, ma... Nye. Siamo così vicini ma così lontani, mortacci sua. Forse se ci fosse un altro avanzamento per il jetpack ce la potremmo fare. Tipo, però non c'è un cazzo. Quindi niente signori, io vi ringrazio come sempre di avermi seguito. Qua le Oka Oka sono fameliche. Vi ricordo come sempre che il mio nome è Quit108 e ci vediamo la prossima volta per l'inizio della 5 Day Rush. Tutte queste sono tipo marce schifose perse, ok? Top, piatevi degli Oka Oka, mangiatene. Bravi ragazzuoli. Anche qua le Q-Berry sono marce, cioè, siccome siamo morti più volte sono passati un sacco di giorni e si è immarcito tutto. Perfetto. Quindi ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio come sempre di avermi seguito, vi ricordo come sempre che il mio nome è Quit108. Ci vediamo per la prima puntata della 5 Day Rush, sempre qui sul canale, sempre con Slime Rancher. Fatemi sapere se siete eccitati. Cioè, se siete usciti, di base. Era orribile, lo ammetto. Ciao a tutti. Gioco ai videogames da quando avevo 2 anni. Adesso